Anzio Lavinio, Spesso Montesacro, l'ultimo appuntamento della stagione, l'ultimo appuntamento per l'anno 2015, si gioca il recupero quindi del campionato di Serie D tra la formazione allenata da Mauro Fontemaggi e lo Spesso Montesacro allenato da Rocco D'Ambrosio. Attacca l'Atletico Anzio Lavinio da sinistra verso destra, ricordando che le riprese esterne sono affidate a Giulia Onorate. Parte in questo momento il confronto per Aiello, la rimessa in gioco con Coletta, il tiro è in due tempi. Adesso arrivano anche le forti indicazioni del tecnico. Possibilità di Aiello, il tiro ribattuto da Masella. Mastro Francesco non ha soluzione, poi al centro trova Aiello che si gira, un tocco più avanti, la possibilità pescava Danella, poi si gira, palla che si perde tra le mani di Masella, addirittura esce dai pali direttamente in avanti, tiro pericoloso, e si stenta un po' Monica Giannini in avanti per Quercioli, Giannini Monica, Mastro Francesco, Danella in mezzo per Aiello, Masella, ancora a fallo laterale assegnato all'Anzio, Aiello, la spaccata di Mastro Francesco, la scivolata, proprio Quercioli, la palla messa in mezzo, Cimpugnano salva l'Anzio, tutta lo Spesso Montesacro, Aiello il tiro sopra la traversa, nel mezzo con la testa allontana Vattone, mette giù Cimpuriano, attende che Coletta si liberi, se ne va invece la Vattone, palla al piede, Cimpuriano, lo scambio con Coletta, la possibilità per Vattone, finisce a terra, recupera Mastro Francesco verso Cimpuriano, la palla messa in mezzo, ancora Cimpuriano in mezzo, ci prova più volte e c'è proprio un vero pasticcio, Ruzza sul calcio d'angolo, Coletta in mezzo, ancora arriva Mastro Francesco, il tiro due volte, non trova la rete, affacciarsi Quercioli, la possibilità ancora Quercioli e dalla messa in mezzo, adesso si salva, mandata in fallo laterale, Vattone in mezzo, Aiello corregge il tiro e il vantaggio dell'Anzio Lavinio, 1-0, si sblocca quindi il risultato. Navarra, adesso la possibilità per Quercioli, la spaccata di Navarra Manda e un diagonale tra l'altro poi troppo veloce, esce la Iavarone, la possibilità per lo Spes con Quercioli in difesa dello Spes, Aiello e c'è la traversa, però la palla non entra in rete, Aiello il gol e c'è il gol direttamente da calcio d'angolo, c'è anche una deviazione, una leggera deviazione, si trova in area Coletta, ci prova Coletta, il tiro a ripiegare all'indietro, Aiello, Scunciu lotta alla meglio, l'Aiello se ne va, si defila, arriva in area, il tiro trova soltanto l'esterno della rete, Quercioli per il calcio di punizione, ci prova e Iavarone gli nega anche questa gioia, Scunciu, Quercioli, e c'è il gol di Quercioli questa volta, Todisco prova una soluzione, il tiro in mezzo, la possibilità, Masella, direttamente il portiere a colpire e finisce qui il match tra Anzio Lavinio e Spes Montesacro, sofferta vittoria della formazione di Fontemaggi che batte per 2-1 appunto la formazione romana.